Cari compagni di brigata, benvenuti o bentornati nel Distretto 11. So che l'ultimo video si era concluso con io che vi auguravo, insomma, buone feste, buon anno nuovo, perché sarebbe stato l'ultimo video dell'anno, e invece siamo qua, ma siamo qua per colpa di Netflix infame, che ha annunciato solamente il 27, che sarebbe uscito oggi che sto registrando il video, cioè il 28, il nuovo episodio di Black Mirror speciale, cioè Bandersnatch, e quindi siamo qua per recensirlo in maniera totalmente free spoiler. Poi uscirà nei prossimi giorni un video con tutti gli spoiler, tutte le linee temporali, tutti i finali, quindi là poi ci sarà, insomma, da spoilerare per chi avrà già visto l'episodio. Quindi che possiamo dire di questo Bandersnatch? Intanto un episodio molto particolare, che riprende la struttura del libro game, che io ci andavo matto da ragazzino, andavo in biblioteca, lì prendevo costantemente ogni giorno, giocavo e facevo i personaggi, eccetera. Quindi erano questi libri a bivi, strutture a bivi, in cui tu arrivavi a un punto della storia e ti dicevano: ok, c'hai due opzioni, se vuoi fare l'opzione A vai a pagina X, se vuoi fare l'opzione B vai a pagina Y, e tu andavi là, progrediva la trama, poi c'erano dei dead end per cui dovevi tornare indietro, eccetera eccetera. Questa struttura ovviamente è stata presente non solamente nei romanzi, ma anche nei fumetti, nei videogiochi, pensiamo a tutti quei giochi a bivi, dal Life is Strange, insomma, eccetera, tutti questi giochi e strutture narrative che vanno avanti con questo meccanismo, cioè ti portano davanti a delle scelte che influenzano poi il successivo andare degli eventi. E questa è una delle prime volte, non la prima, perché comunque era già stato fatto anche da Netflix stesso con la serie del Gatto negli Stivali di Minecraft Story Mode, di serie TV, appunto, con dei bivi narrativi in cui lo spettatore di fatto non si trova a guardare in maniera più o meno passiva un prodotto, ma agisce attivamente. E questo è interessante perché già in alcuni saggi, insomma, che trattano l'argomento della personalizzazione dei prodotti mediali, culturali, si ragionava sulla futura possibilità che ci sarebbe stata di personalizzare totalmente un film, una serie TV, un prodotto sulla base delle preferenze dell'utente. Evgeny Morozov, ad esempio, appunto, parlava di come gli algoritmi avrebbero potuto interpretare ciò che ci piace per proporci, ad esempio, il finale più adatto alle nostre esigenze. Ora, qua non siamo proprio in questa struttura, perché comunque siamo noi a decidere all'interno di un pattern di scelte limitate, quindi siamo come all'interno di un labirinto di fatto, cioè abbiamo tante possibilità, ma siamo all'interno di un circuito chiuso, ovviamente non siamo totalmente liberi di scegliere quello che vogliamo. Però appunto è un esempio in cui non è che tutto è dettato dagli algoritmi e dalle nostre preferenze, ma tutto è dettato dalle scelte che ci dà la serie nel momento in cui arriviamo a un determinato bivio narrativo in cui possiamo scegliere appunto una delle due opzioni. Tra l'altro, questa scelta di Netflix potrebbe influenzare le future produzioni. In che senso? Nel senso che l'azienda avrà a disposizione una quantità fortissima di dati sulle preferenze narrative dei propri utenti, cioè magari di fronte a una scelta uccidi, non uccidere, eccetera, vedrà che magari, non so, l'80% preferisce uccidere quel personaggio piuttosto che non, e di fatto avrà quindi tutta una serie di dati su cui potrà basare delle scelte narrative o di produzione per i prossimi prodotti, appunto, Netflix. Quindi di fatto, diciamo, il discorso sugli algoritmi non è totalmente nullo, cioè nel senso gli algoritmi che personalizzano, perché questa serie, questo episodio in particolare, potrebbe essere appunto un innesco per una personalizzazione sulla base appunto dei gusti degli utenti, presi appunto da dati di visione concreti. E molto brevemente, senza spoiler, di cosa parla la trama, o meglio la macro trama, perché poi ogni linea narrativa segue, insomma, una sua struttura, una sua linea temporale, dei suoi svolgimenti, eccetera eccetera. In generale si parla di questo Stefan che ha avuto un trauma, cioè la morte della mamma quando era bambino, di cui lui in parte si incolpa, che sta lavorando ad un gioco che si chiama appunto Bandersnatch, che è tratto dal romanzo di questo autore che mentre lo scriveva questo romanzo, che appunto era un libro gioco di fatto ma enorme, lo scriveva svalvolato, ha ucciso la moglie praticamente, perché diceva: ma mi sento
uno schiavo, non sto veramente decidendo io, non sono padrone delle mie scelte, non c'è libero arbitrio, eccetera eccetera. E questo Stefan va alla Tuckersoft, che è una fabbrica di videogiochi negli anni 80, molto famosa, molto rinomata, in cui lavora anche questo Colin, che tra l'altro è interpretato dal ragazzino che faceva lo sfigatello in Come ti spaccio la famiglia. È assurdo vederlo poi in un ruolo così, e va là per proporre il suo gioco, glielo accettano, e da là insomma inizierà questa storia produttiva di lui che cerca di lavorare a questo videogioco in una realtà in cui si sente sempre meno padrone, in cui la realtà reale e la finzione del gioco e la struttura a Bibi si incrociano e lui non riesce più a distinguere cosa è reale e cosa no. Intanto la scelta di ambientazione è molto particolare, cioè 1984, no? Che ricorda appunto il famoso romanzo di George Orwell, in cui di cosa si parlava? Si parlava del Big Brother, del grande fratello che ti osserva sempre, no? Ecco, questo in parte ritorna, perché di fatto noi siamo osservatori di questo soggetto che poi si sente di fatto osservato, comandato da qualcun altro, e quindi anche qua è molto interessante insomma già questo collegamento abbastanza banalotto, però insomma carino nel livello di lettura aggiuntivo che dà al prodotto. Per quello che riguarda le specifiche del prodotto su Netflix, intanto ha una caratteristica molto particolare, cioè non ti permette di andare avanti o di tornare indietro, e non sai mai quanto tempo è passato effettivamente la visione, perché manca quella barretta appunto della durata, perché la durata appunto la scegli in parte tu, anche se molti hanno detto che dopo 90 minuti ti manda al finale della situazione, perché dovrebbe durare in totale la tua esperienza di visione un'ora e mezzo appunto a mo' di film classico. Non assicuro questa cosa, perché comunque io appunto l'ho guardato tutto di fila, ogni tanto appunto chiudevo per ricominciare io eccetera, quindi non assicuro, però ho letto appunto questa cosa, e diciamo che in parte è figo perché ti perdi totalmente all'interno della trama, quindi non stai a pensare ma dopo quanto manca eccetera, perché lo deciderai tu. In parte è fastidioso quando già hai diciamo passato diverse linee temporali, come me che sono andato appunto a esplorare tutto, di fatto si parla di quasi 5 ore di girato, e quindi nel momento in cui ne hai già viste magari 4, arrivare a vedere gli altri 40 minuti, se non riesci a ritrovare il giusto collegamento tra le opzioni di scelta e ti devi ripartire tutto da zero, non puoi andare avanti o tornare indietro, è una gran pippa. Effettivamente questa cosa secondo me andava un attimo migliorata, cioè per metterci, quando ho il libro gioco io lo prendo, no, lo riapro e dico cazzo mi sono arenato totalmente, no, torno ancora indietro. Ecco, un'opzione che permettesse di fare questa cosa. È vero che anche nei videogiochi non c'è questa opzione, cioè prendo appunto sempre come esempio Life is Strange, se su Life is Strange io gioco una linea temporale poi non posso tornare indietro, dovrei ricominciare tutto il gioco e fare le altre scelte, a meno che non ho fatto dei salvataggi intermedi, però devo aver fatto io giocatore di mia sponte, altrimenti il gioco non me lo concede questo privilegio. Però di fatto è un'esperienza che appunto arrivato quasi alla fine può risultare un pochino frustrante, il dover costantemente riguardare scene che hai già visto e rivisto, insomma avrei un pochino migliorato l'esperienza dell'utente per quell'utente appunto che si vede complessivamente tutto il pacchetto di girato. Per quello che riguarda invece i personaggi e la trama, ripeto, le linee narrative sono molte, le recensirò approfonditamente nel video successivo che uscirà. In generale posso dire che alcune trame mi sono piaciute abbastanza, alcune mi hanno divertito anche se non sono entusiasmanti, e alcune sono un pochino più povere. Ecco, se la struttura del racconto a Bibi è molto interessante nella sua forma, il contenuto è un pochino più scarno, nel senso che si vede che hanno puntato molto sul creare un'esperienza di intrattenimento forte, appunto che sembra quasi più un gioco, cioè tu mentre lo vedi hai talmente tante possibilità di scelta che non ti senti quasi di guardare un episodio di una serie TV, ma ti senti più di essere dentro appunto un gioco interattivo, ok? Solamente con degli attori, un po' come su Quantum Break, quando c'erano gli intermezzi tra una scena di gioco e l'altro che erano fatte a serie TV e potevi prendere delle decisioni all'interno, ecco, un po' quel sentirsi comunque dentro parte di un gioco. Però nel complesso, avendo visto tutto il girato, ritengo che
alcune scelte narrative potessero essere gestite meglio, anzi in generale i personaggi andavano un pochino più sfruttati, perché te ne vengono presentati molti, alcuni anche abbastanza interessanti, ma manca quel quid che io mentre andavo avanti dicevo: dai, che poi questo personaggio, in particolare Colin, quest'altro sviluppatore schizzato che poi aprirà insomma a Stefan alcune idee sulle linee temporali multiple, sulla possibilità di più universi paralleli in base a ogni scelta che compiamo, no? Quindi varie teorie insomma sugli universi paralleli, e io gli avrei dato molto più approfondimento e pensavo: ok, magari ho sbagliato alcune scelte, adesso quando torni indietro, no? Lo rivedo e avrò sicuramente l'approfondimento del personaggio. Invece no, serve un pochino più a dare, ecco, questo pepe, a aumentare alcune cose, ma non viene sfruttato secondo me in tutto il suo potenziale che aveva, ecco. L'intera trama è molto Stefan focused, è tutta incentrata su Stefan, gli altri sono dei comprimari che ti servono appunto un po' per mettere alcune svolte narrative in cui loro però sono un po' poveri, cioè tutto ruota sempre attorno a Stefan. Ecco, io avrei voluto più approfondimento anche degli altri personaggi, un pochino più di profondità delle varie linee di trama. Per di più, quello che mi è mancato alla fine del gioco, insomma, che è un grande divertissement, però non lo vedo così perfetto come l'hanno dipinto in molti. È un buonissimo prodotto di intrattenimento, è un'ottima prima prova di questa meccanica del racconto a bivi in una serie TV, per adulti, appunto, perché come dicevamo c'è già stata il Gatto con gli Stivali e Minecraft sempre su Netflix con queste scelte a bivi. Però erano scelte molto più semplici, erano filmetti, appunto, serie TV per ragazzini. Qua invece è una serie TV per adulti, c'è tantissimo girato, è solo una puntata e appunto abbiamo quasi 5 ore di storia, ma manca un qualcosa in tutto ciò. Cioè, quando ricostruisci tutte le trame ti dici: ok, mi sono sbattuto un sacco 5 ore, avrei voluto effettivamente qualcosina di più. Ripeto, è perfetto nella forma, è gestito veramente bene, tranne appunto qualche accorgimento che poteva essere fatto sulla possibilità di tornare indietro a dei punti focali, insomma, della storia per modificare direttamente. Però manca qualcosa nel contenuto, manca magari, non so, sarebbe stato molto interessante secondo me non tanto avere tante linee temporali con dei finali differenti totalmente, alcuni che negano agli altri, ma avere dei finali diversi che erano anche autosufficienti, ma che nel momento in cui avevi visto tutte le linee, tutti i finali, potevi avere un quadro complessivo di una cosa, di un macro quadro, ok, che non avresti visto dalle singole linee, cioè magari che tutto ti aiutava a ricomporre un puzzle più grande e avere un livello di lettura ancora aggiuntivo. Questo non c'è, ripeto, perché alcune linee temporali, alcuni finali di alcune linee temporali, diciamo, negano o comunque sono in opposizione ad altre, e quindi alcune sono di fatto autosufficienti e non aggiungono nulla al quadro complessivo della trama. Ecco, mi sarebbe piaciuto appunto un lavoro un pochino più approfondito, perché la struttura c'è, è una bella struttura, un portamento importante, però non vorrei appunto che risultasse un po' privo di senso una volta che hai visto tutto, perché io appunto arrivato alla fine mi dico: ok, ho visto un bel prodotto, una cosa divertente, mi ha divertito, però complessivamente non so se lo riguarderei nell'immediato, perché sono andato talmente in profondità senza però avere quei livelli di lettura ulteriori, appunto, dati da un disegno più grande, che magari anche una volta che avevo preso tutte le 5 ore dovevo, capito, ricomporre tutti i pezzi. Mi sarebbe piaciuto di più, ripeto, è un buonissimo pezzo di intrattenimento, è un esperimento molto interessante, ma da adesso se ne vorrà fare un altro, che sia di Black Mirror o di qualcos'altro, bisognerà scavare un pochino più in profondità, perché il meccanismo di base ormai sarà stato provato da tutti, e quindi o punti tanto sulla trama, come hanno fatto appunto diversi videogiochi che si basano su questa meccanica, o punti tanto sui personaggi, come appunto faceva anche Life is Strange, eccetera, oppure rischi semplicemente di essere un divertissement che però dopo domani mi scorro. Ripeto, oggi con Black Mirror funziona bene, e penso che comunque sarà un qualcosa che soddisferà anche tutti quelli che si sono lamentati della terza e della quarta stagione, perché comunque, essendo un meccanismo in parte innovativo per quel tipo di pubblico, magari appunto riuscirà a divertirsi molto e dirà: ah, cazzo, vedi che Black Mirror spinge di nuovo, eccetera.
Però può essere un unicum fatto in questo modo. Se si riproporrà la stessa struttura, ballato qualcosa di più, altrimenti rischiamo solamente appunto di fare un prodotto così che ci diverte, ci intrattiene, ma poi non ci lascia niente. Quindi questo era tutto quello che pensavo di Black Mirror Bandersnatch, una prima visione appunto a caldissimo, appena finito, ricostruite tutte le linee temporali. Io vi ringrazio se siete arrivati fino a qua, a brevissimo uscirà anche il video con tutte le linee temporali, con tutti i finali, quindi andatevelo a vedere se siete curiosi, se pensate di esservi persi qualcosa, di non aver trovato tutti i finali. Io vi ringrazio ancora, qua sotto potete iscrivervi, mettere like, commentare, scampanellare, così io possa arrivarvi tra le vostre notifichine anche dello smartwatch, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video.